Aspetta, che Carlita vostra mi fa scoprire. Mettetemi tanti tanti like per questo video. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sui prodotti da supermercato. Yeah, sono felicissima. Yeah. Mi piacciono tanto tanto tanto, anche a me piace farveli tanto, perché così possiamo scoprire dei prodotti buoni, insomma, che hanno buoni inci, senza siliconi, senza paraffine, da comprare al supermercato e quindi che costano anche poco, sono economici. In particolare quelli di cui voglio parlare oggi sono super low cost, economicissimi ragazze, perché veramente una roba pazzesca e hanno un buon inci. Stranamente, ebbene sì, e sono quelli che ho comprato al discount, il discount MD, che in tante mi avete detto, perché ho fatto già il video vlog in diretta sul mercato, se vi ricordate, sul mio secondo canale, e proprio là nei commenti ho letto un po' tutti i commenti e mi avete detto che si trovano anche in altri supermercati, non solo all'MD, che comunque c'è al sud, ma anche al nord ci sono dei altri discount e quindi sono reperibili un po' ovunque. Viva questi prodotti, sono felicissima, sono veramente quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto e non avevo mai visti. Sono shampoo e balsamo. Vi lascio tutti i link anche dei video precedenti nei box informazioni, andatela a guardare, perché io faccio tantissimi questi video, anche dei prodotti MD discount, vi avevo fatto già altri video, quindi non è il primo che faccio. Questi qua botanica, shampoo e balsamo, ragazze, mi hanno stupito molto piacevolmente. Allora, innanzitutto lo shampoo botanica ci dice per capelli ricci con acidi della frutta. Allora, per quanto riguarda l'inci, è fatto abbastanza bene perché c'è un bel mix di tensioattivi, non troppo aggressivo, anche se ovviamente se avete problemi di cuoio capelluto sensibile o particolari problematiche, sapete che vi dovete orientare su qualcosa di più naturale. Quindi questi qua sono accettabili, hanno buon inci, no? Però non sono un inci perfetto, quindi se avete problematiche orientatevi su altro. Non è affatto male veramente, non c'è proprio nulla di potenzialmente dannoso, anche i conservanti sono tranquilli, veramente molto molto accettabile come inci, veramente mi ha sorpreso. Non c'è silicone, non c'è paraffina ovviamente, ed ha un profumo anche molto gradevole, proprio di shampoo, un po' così, un po' fruttato, infatti gli acidi della frutta. Mi è piaciuto molto, fa abbastanza schiuma, cosa importante se avete capelli grassi, quindi questo prodotto può andare bene per voi. Secondo me va bene per tutti i tipi di capelli, anche per capelli grassi, ma anche per capelli normali. Solo per chi ha capelli molto delicati forse no, perché comunque lava bene, è un buon prodotto, li lava, li districa, c'è anche il Polyquaternum 7, è fatto molto bene, mi ha soddisfatto. E anche mia sorella, vi porto la recensione di Nancy, vero Nancy? Mi ha dato proprio conferma e ha detto di alle ragazze che mi sono trovata bene, perché va bene anche per capelli grassi, quindi yeah! Passiamo questo qua, ragazze, sapete voi, se vedete tutti i miei video dei prodotti al suo mercato, com'è difficile trovare un balsamo con buon inci che però funziona. Questo è il caso, veramente mi ha piacevolmente stupito. Come balsamo ho base di Cetrimonium Cloride, molto molto simile allo Splendor come districabilità, cioè è molto districante. Cosa però molto positiva, che rispetto allo Splendor non ha quei conservanti e quegli ingredienti che possono essere irritanti, che potevano rilasciare formaldeide, se vi ricordate, in fondo all'inci c'era qualcosa che non andava. Qua non c'è, è fatto proprio abbastanza abbastanza bene, ragazzi, è anche molto districante e è anche molto denso, quindi funziona bene. Il profumo non mi serve, è non classificato né positivo. Districa bene, lascia i capelli anche molto morbidi e luminosi, quindi questi qua sono veramente una valida alternativa che Carlita vostra vi fa scoprire, perché vado di persona a comprarle al suo mercato e a recensirli per voi. Mettetemi tanti tanti like per questo video, no, veramente è una bella scoperta. Quindi vi ripeto, Cliosan, il balsamo, botanica, shampoo, potete utilizzarli anche separatamente, ma assieme sono veramente un bijou. Ragazzi, guardate anche sul mio blog, dove vi faccio il post di riferimento a questo video e vi metto le foto anche dei prodotti, così magari ve le salvate sul cellulare, quando andate sul mercato guardate la foto e non potete sbagliare. Per quanto riguarda gli altri prodotti, ragazze,
questo qua è veramente un must have. Se andate all'MD non potete non comprare questo, che è la crema corpo. Io lo chiamo il burro multiuso, perché è molto molto denso, di appunto di Botanica. Non tutta la linea, attenzione, non tutta la linea Botanica Ambonici, comprate solo le cose che vi mostro io nei video, perché ci sono tante cose che non hanno Ambonici. Piccola parentesi, siamo capiti. Questo è molto buono però. Allora, come inci è fatto bene, non c'ha silicone, non c'ha paraffina, c'ha anche degli estratti naturali, è carino, è il tipico prodotto multiuso che potete comprare come crema corpo e sfruttare un po' come vi pare, sui piedi, sulle mani, sul corpo, veramente dappertutto. Mi piace anche molto il profumo, la profumazione è molto denso, idrata tantissimo la pelle. È un buon prodotto a basso costo. E creme viso, ragazzi. Allora, questa è praticamente finita, la viola, ed è una delle mie preferite in assoluto. Guardate, è vuota, cioè non c'è nulla, neanche più una goccia, sucata fino all'ultimo. Ma ne ho già pronta un'altra, sì, perché questa mi piace tantissimo. Quindi quando una cosa mi piace, lo sapete che la compro. E questa è una crema lifting anti rughe, molto molto buona, veramente idratante. La consiglio per pelli mature, ma anche per ragazzi, comunque per prevenire le rughe, oppure se avete la pelle secca e volete idratare bene la pelle. È buona, veramente idrata e previene le rughe, distende proprio la pelle. È una buona crema come antirughe, proprio super low cost, costa pochissimo. E poi ci sono queste due che invece sono quelle là idratanti, cioè la verde e l'azzurra. Queste due sono più leggere come creme, però sono ugualmente molto molto buone. Queste piacciono anche al mio fidanzato, sono super leggere, non ingrassano la pelle, non lascia la pelle untuosa, perfette anche come base trucco perché si asciugano in fretta. Insomma, sono delle creme che stranamente non hanno schifezze, costano poco e sono pure abbastanza buone. Yeah! Evviva! Contenitori di vetro, cosa carina che non mi dispiace affatto, che dopo si può riciclare. Si toglie l'etichetta che è adesiva, lo lavate e lo riciclate, ci mettete le vostre maschere, le vostre cremine, le cose dentro. E vi volevo far vedere che vengono in questa scatola, quindi le trovate nella scatola al supermercato quando andate. Sembra una roba super costosa, ma costano, adesso non mi ricordo, ma tipo 2-3 euro, comunque proprio poco. E poi nel pack di vetro tu dici, ma sono molto molto carine. Pensate che dentro, a me mi ha stupito da cosa, c'è anche il foglietto che spiega, ci sono scritti tutti i prodotti, tutte le cose, di cui, come vi ho detto, di tutta questa linea si salvano poche cose, no? Cose che vi dico nei video. Comunque adesso questa scatola si può buttare. Per quanto riguarda l'inci, non ci sono assolutamente ingredienti dannosi come siliconi, paraffina o allergeni e robe, sono veramente accettabili. Quindi questo è tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciatemi tanti tanti like, ma proprio tanti, se vi piacciono i miei video sui prodotti da supermercato, così ve ne faccio tanti tanti altri. E ditemi nei commenti se avete provato questi prodotti, come vi siete trovati, se ne avete provati altri, consigliatemi nuove linee. Tenete conto che io quasi sempre vado in missione seguendo i vostri commenti, voi mi dite, ah, vai a vedere questo supermercato, vado là, compro le cose e faccio il video. Quindi veramente sono ben accetti tutti i vostri commenti. Iscrivetevi a questo canale se ancora non siete iscritti e vi mando un bacio grande. Ciao! Fast enough to run a fly away. We gotta make a decision. Live tonight, die this way.